Benvenuti a Fiume Veneto per celebrare questa 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della RAI. È un'emozione per me essere qui oggi a rappresentare la mia comunità. È un onore per il Comune di Fiume Veneto poter ospitare questo importantissimo evento. Un ringraziamento ad Anmil per aver creduto nelle capacità del Comune di Fiume Veneto di poter ospitare la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che si svolge per la prima volta in un comune non capoluogo. Per la prima volta non in un teatro o in un auditorium, ma direttamente all'interno di un'azienda. È un ringraziamento dunque a Claver per aver accolto da subito la proposta e la sfida, a testimonianza, se mai ce ne fosse stato bisogno, della sensibilità che la famiglia Spadotto e tutti i collaboratori pongono sul tema. Il nostro è un territorio nel quale è forte la vocazione di impresa e lavoro. Ed è proprio la sinergia tra l'impresa e i lavoratori che può permettere di raggiungere risultati importanti. La sicurezza deve essere vista come un lavoro di squadra, un investimento per gli imprenditori, una garanzia per i lavoratori. La nostra comunità è stata toccata da vicino un anno fa. Dall'ultimo evento in ordine di tempo nefasto, la morte di Marco Celante, nostro giovane concittadino, ha scosso tutti noi. Una vita spezzata per un incidente che forse si poteva evitare. Dedichiamo oggi un ricordo a Marco, ci stringiamo attorno alla sua famiglia, oggi come un anno fa, quando la comunità e le istituzioni hanno fatto molto. Da ieri alla nostra sede municipale, cuore della nostra comunità, spicca una stele. È dedicata a Marco Celante e a tutte le vittime degli incidenti sul lavoro. Questa stele sia ricordo di sofferenza, sia simbolo di dignità, sia stimolo per un futuro migliore. Grazie al sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton. Ovviamente devo fare i ringraziamenti che sono doverosi, non sono solo formali, al Comune di Fiume Veneto con la signora Canton, che devo dire che da tempi non sospetti ha chiamato più volte in presidenza per dire e sottolineare l'importanza dell'iniziativa. Io sono qui oggi perché conosco bene l'Anmin, perché la conosco da quando anch'io ero in commissione lavoro, quando facevo il parlamentare. Ma devo dire che la tenacia del sindaco del vostro comune ha fatto una grossissima parte del lavoro. Ringrazio ovviamente Claber che ospita e devo dire che anche mettere un evento come questo della sicurezza sul lavoro dentro un sito produttivo penso che anche simbolicamente sia un messaggio molto forte. La stragrande maggioranza degli infortuni sul lavoro avviene per la ripetitività e l'abitudinarietà. Quando uno acquisisce la sicurezza, si abbassa drasticamente la soglia dell'attenzione nello svolgere quel determinato mestiere. Come le si può affrontare garantendo una formazione continua? Ed è questo, penso, la grande sfida che voglio cogliere insieme a voi, insieme ad Anmil. E per questo colgo questo importante, ovviamente, palco per dire che non solo Regione Friuli-Venezia Giulia vuole aprire un tavolo insieme ad Anmil, gli attori del settore, per prendere le buone esperienze fatte a livello nazionale anche da altre regioni. E quindi, per esempio, la parte testimonial penso che sia importantissimo, perché la testimonianza anche concreta di cosa può accadere a seguito di un incidente sul lavoro è fondamentale. Ma dico anche in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, vorrei e do la disponibilità ad aprire un confronto affinché questa esperienza diventi reticolare in tutto il territorio italiano. Spero che potremo guardare in prospettiva a questo delicatissimo tema, più volte affrontato anche dal Presidente della Repubblica, non a caso c'è il patrocinio anche per questa iniziativa, in modo molto pragmatico. Ho visto tante volte, ma anche legittimamente, giustamente, però moltissima retorica. Il sistema delle regioni è a disposizione e con il sistema delle regioni vi chiedo di lavorare. Grazie mille e buona giornata a tutti. Grazie.
perché un infortunio fa male a chi lo subisce, ma le ripercussioni ricadono su familiari, sui suoi colleghi di lavoro, sull'azienda e sull'intera società che paga ogni anno danni per oltre 30 miliardi di euro tra spese sanitarie, giornate lavorative perse, spese legali, recupero sociale, senza contare il danno morale. Eppure la sicurezza nei luoghi di lavoro non è stata una priorità per le forze politiche che si sono candidate a governare il nostro Paese. Riferimenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro scarsi e poco concreti. Eccetto qualche raro proclama e nessuna strategia per dare una svolta a questo dramma ben noto. Oggi vogliamo rivolgersi al Parlamento che sta per insediarsi e al Governo che sta nascendo. La sicurezza dei nostri lavoratori deve tornare ad essere una priorità per il nostro Paese. Dobbiamo fermare a tutti i costi la strage che si sta consumando sotto i nostri occhi. Non dimentichiamo che dietro i freddi numeri che abbiamo ricordato ci sono le storie personali di uomini e donne che, in un giorno di lavoro come tanti, hanno visto la loro vita cambiare per sempre. Io sono tra questi. Avevo 13 anni quando ho subito un grave infortunio. Sono stato 15 mesi in ospedale, subito diversi interventi e cure. Quando sono uscito, purtroppo, con una invalidità grave, con la perdita, cioè l'amputazione di un arto inferiore. L'ANMIL è pronta a collaborare e ad avviare un immediato confronto mettendo a disposizione la nostra storia e la nostra esperienza. Grazie a tutti per l'attenzione.